Varie anime ambientaliste domani tornano a far sentire la propria voce in presidio contro i risultati sconcertanti della classifica sull'aria stilata dall'Agenzia Europea per l'Ambiente che mette in coda i territori padani e le province di Brescia e Cremona. Un momento per rilanciare la richiesta di impegno alle istituzioni, agli enti locali, così come l'aumento degli strumenti e del personale deputato al controllo di zone sempre più critiche e martoriate, vittime di una molteplicità di fattori inquinanti. Questi nuovi dati che sono emersi chiaramente per noi non sono una novità, è la conferma di una situazione che noi denunciamo da anni e proprio in questi ultimi mesi abbiamo costituito anche insieme a tante associazioni e comitati sul territorio lombardo una rete Ambiente Lombardia, proprio per affrontare in maniera, per fare fronte comune rispetto a questa situazione che riguarda appunto in generale tutta la Lombardia. Domani ci sarà questo presidio in contemporanea con gli amici di Cremona. Abbiamo proprio scelto Brescia e Cremona, che sono le due città che sono appunto risultate essere le peggiori per quanto riguarda appunto i PM2,5, e cogliamo appunto l'occasione per ribadire ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, che devono essere assolutamente e immediatamente messe in atto delle misure stringenti e strutturali per cambiare appunto la situazione dell'aria in Lombardia, perché è una situazione davvero insostenibile. I fattori sono tanti su cui bisogna intervenire ed è proprio per questo che come Rete Ambiente Lombardia abbiamo creato una petizione con i 10 passi per cambiare l'aria in Lombardia, dove sono stati affrontati uno per uno tutti i temi che sono maggiormente coinvolti appunto nel creare questa situazione di criticità. ARPA, come tanti altri enti regionali, sono sotto organico proprio perché per i tagli che sono stati fatti alla spesa pubblica ed è impensabile, tra l'altro, in province così piene di criticità come le nostre, di non appunto implementare il personale e la strumentazione per fare dei controlli.